carissimi amici di Iceberg News. Aleger, da Paolo Travagnini e Marino Videna. Ok, edizione specialissima questa, perché diamo proprio visione della nostra fatica, vero? La prima edizione del premio Iceberg News, il succo della puntata di oggi, un orgoglio, vero Paolo? Sì, perché Iceberg News, parole sono immagini, naturalmente si è inventata anche un premio fisico che abbiamo consegnato poco tempo fa in tre belle location. Villa Medici, di Saint Louis de France e poi l'ambasciata francese. Ok, naturalmente il premio alla parola, al suono e all'immagine. E il premio all'immagine è stato consegnato alla regista Laura Moscardin per il film Billo, invece per le parole chi abbiamo premiato? A un grande poeta, proprio contemporaneo nostro, graditissimo poeta, che è Beppe Costa. E invece per le per i suoni noi abbiamo un tifoso particolare, che è Fabrizio Emilie. Perciò non perdiamo più tempo, lanciamo proprio la nostra, così, il piccolo contributo del nostro premio. Facciamo e ci vedere il premio. Alla settimana prossima. Alleghe! E Marino Midena. Allora, colleghi, amici di radio e TV Iceberg News, questo progetto assolutamente innovativo che mette, però apre una finestra agli artisti che poco spazio trovano nella televisione e nella radio generalista, dico bene? Sì, grazie Savino, intanto noi siamo un po' così emozionati di trovarci qui, io ringrazio tutti voi che siete qui e chiaramente un ringraziamento a Mario Salis e Raffaella Bonfiglioli che hanno ospitato in questa meravigliosa serata questa ideazione del premio Iceberg News. Questa, dopo 5 anni di fatica, noi stiamo così pedalando e sudando da 5 anni con questo appunto format che è nato televisivo, poi è diventato radiofonico, è diventato web, è diventato un network, infatti noi lo chiamiamo Iceberg News Art Network, proprio perché cerchiamo di dare spazio all'arte sommersa, ecco perché Iceberg News. Naturalmente Iceberg News, il sottotitolo è parole, suoni, immagini, e in questo anno, proprio in questa occasione, abbiamo cercato di creare anche noi un nostro piccolo premio, il premio proprio Iceberg News, e questa sera dedichiamo e premiamo l'immagine e il suono, dopo poi lo saprete, ma per l'immagine... Eccoci qua. E per l'immagine, come avete visto, abbiamo scelto il film Billo e il Grande Accar, non perché il film sia stato particolarmente apprezzato in Francia, infatti il film è stato vincitore del premio al Festival di Parigi, e Laura Moscardin ha avuto l'onore di essere premiata direttamente da Jean Moreau, ha vinto poi anche il Festival di Villeroux. L'abbiamo scelto perché il film ci è piaciuto tantissimo e ci ha colpito moltissimo la capacità di Laura Moscardin di presentare una storia di integrazione senza ricorrere a delle drammatizzazioni. Ha scelto la via della commedia, che è una strada in qualche modo poco battuta quando si tocca un tema così delicato. Laura, ho riconosciuto Billo di Giovan Moccari, no? Sì, e poi, se non erro, in pratica... Laura Moscardin intanto, eccola. Eccola qui.
credo che sia più comodo sciogliere il microfono. Abbiamo lasciato sempre qua. Ecco. Prego, prego. E il film in pratica è la storia vera di Billo, in qualche modo sceneggiata da Marco Bonini, e quindi è la storia di, io dico, di tre integrazioni in qualche modo. La prima di Billo in Italia, quindi che arriva al successo. La seconda perché il film è la prima coproduzione italiana e senegalese, e quindi un'integrazione. E la terza perché sei riuscita a in qualche modo integrare anche i generi, cioè hai fatto accettare la commedia su un tema così importante. Grazie mille. Sì, abbiamo fatto questa cosa, è molto importante anche perché l'abbiamo fatta con un contratto molto idealistico, forse non consigliabile a chi vuole avere una vita tranquilla, in cui tutti quelli che hanno fatto il film, dall'ultimo al primo, quindi da attori a Yusundur stesso, hanno i diritti sulla sceneggiatura, che come dire sono proprietari del, anche del prodotto artistico, che è una cosa molto innovativa rispetto a quello che si fa di solito. Qualcuno già lo sta sperimentando, deve essere una forma assolutamente interessante. Un po' faticoso. Visto che non ci sono soldi, non ci sono esatto. Fondi. E poi appunto siamo stati i primi ad avere, a ricevere noi i fondi dagli africani, perché Yusundur ha detto una cosa molto importante, che se c'è l'Africa artisticamente in una cosa è giusto che ci sia anche economicamente, quindi paradossalmente noi eravamo i poveri e lui ci produceva, quindi io sono molto contenta, grazie. La storia, è, diciamo, l'idea di base è raccontare quello che succede dopo, perché abbiamo visto tanti film ovviamente molto importanti e molto belli in cui c'è questa tragedia dell'arrivo, e quello che ci sembrava interessante è raccontare quello che succede dopo e dargli una chiave di commedia, anche perché ci siamo resi conto in modo anche esagerato rispetto a quello che pensavamo quanto questo tema, anche se è molto banale dirlo, fa ancora paura. Cioè noi stiamo avendo una distribuzione indipendente proprio anche per quello, perché nessuno vuole mostrare un film che parla di un ragazzo senegalese, in più parlato in tutte le lingue in cui parla, cioè Wolof, francese, italiano, romanesco. E quindi insomma credo che se vi capita in qualche... Arriverà a Roma, sì. C'è stato, c'è forse ritorna. Ok, perfetto. Grazie Laura Moscardini, il premio Iceberg News. Dov'è il premio? Beh, abbiamo cercato di valorizzare un artista emergente, Germano Serafini. Eccolo qui. Il nostro fotografo che ha catturato le emozioni della serata. Che bella. Premio enorme. Lo lasciamo commentare a lui. Oddio, che devo dire? Si chiama Determinazione, si chiama. Determinazione. Sì, determinazione. Grazie, grazie ancora allora, grazie ancora, grazie agli amici di Iceberg News, che però troveremo più tardi. Grazie, no, grazie Marino, a dopo. Grazie a Laura Moscardini. Fabrizio Brugnoni vi attende nella sua showroom di via Nettunense 23-25. Troverete strumenti musicali, editoria, accessori e tanti pianoforti. Accordature e restauri, ma anche vendita. Da Brugnoni Pianoforti, 06-93-54-7715. Per maggiori informazioni, www.brugnonipianoforti.com. Brugnoni è anche scuola di musica, omaggi e trattamenti particolari per i telespettatori di Iceberg News. La Sama Video è sport. Natura. Cultura. Eventi. E tutto ciò che ti circonda. Stai cercando una scuola di musica che soddisfi le tue esigenze? International Music Institute, corsi per tutti gli strumenti, laboratori di musica moderna, coro e orchestra per ogni età e livello, percorsi didattici e piani di studio fatti su misura che potrai scegliere insieme a noi con l'aiuto di docenti qualificati. Telefona allo 06 88 457 88 o visita il nostro sito www.imionline.it per scoprire tutte le nostre sedi a Roma. International Music Institute, la musica che ti gira intorno.